Genesi per noi, perché a Montepulciano noi abbiamo un socio storico che è lui che gestisce il vigneto un po' sotto il nostro controllo, però con una impostazione totalmente diversa. È socio con noi dal 1985, pertanto in tempi non remoti. Io dico il nome del produttore, non vorrei il nome dell'azienda, perché il nome del produttore è Federico Carletti, sicuramente gli addetti a te, gli addetti a al settore sanno chi è Federico Carletti, che è poliziano, è con noi socio con 4 ettari e 5 ettari di vigneto dall'85, è una partnership che ormai dura da tantissimi anni e onestamente si sente una mano diversa sui vini, totalmente diversa. Ora qui sempre gli addetti al settore, il nostro enologo, il nostro consulente, il nostro winemaker come si dice oggi è il dottor Lorenzo Landi. Diciamo di qua c'è Carlo Ferrini, che sicuramente è una persona molto conosciuta, che ha un'impostazione molto diversa da quella di Landi. È un vino che a noi ci dà grandi soddisfazioni, ovviamente, alla stregua degli altri, però ecco, c'ha questa distinzione molto ben precisa rispetto all'impostazione dei nostri vini. Per noi Montepulciano, il nobile di Montepulciano, come il Brunello di Montalcino, lo dicevo prima a tavola, sono vini che, non voglio usare una parola, uso una parola che è brutta, sono delle commodity per il cliente, nel senso il nostro business sono altri vini, il nostro agrume sono altri vini, sono realtà per affermare la nostra presenza sul territorio, però alla fine sono 60.000 bottiglie in tutto, pertanto una minima parte, importantissima, perché ovviamente un'azienda come la nostra che fa della difesa del territorio e della esaltazione delle varie peculiarità del territorio senese, io sono di Firenze perché però devo dirlo, senese, ci rende molto orgogliosi di questo fatto. Io non credo ci siano realtà produttive a Siena che producono 5 DOCG, le 5 DOCG senesi più il Morellino di Scansano, ovviamente nella provincia di Grosseto, su 570 ettari di vigneto, che vuol dire anche avere una vastità di territorio gestita da 170 aziende agricole, 170 associati, soci, agricoltori. Questo negli anni si è rivelato un fattore vincente, specialmente in annate difficili dove ti hai la possibilità di gestire le tue coltivazioni e di conseguenza anche le raccolte a seconda delle varie condizioni microclimatiche che si ritrovano sul territorio. Se io fossi un'azienda con 500 ettari di vigneto accorpati in un'unica area, avrei molte più difficoltà a ottenere dei vini buoni tutti gli anni rispetto a un'azienda come la nostra che ha 570 ettari di vigneto fra San Gimignano, il Chianti Classico, il sud di Siena, la zona di Montepulciano, Montalcino, lo Scansanese e basta. Finito. Grazie di nuovo ad Andrea. Lascio la parola. L'ultimo l'abbiamo, diciamo, un po' a provocazione, ma insomma inaspettatamente sul dolce, anche a sottolineare un fatto che il Nobile Montepulciano è famoso per essere, appunto, di tutte le espressioni di Sangiovese, quella più dolce, delicata e anche, tra l'altro, una denominazione dove la barrica ha preso meno campo rispetto alle altre, perché veramente già di suo naturalmente il territorio dà dei vini morbidi ed era un po' la caratteristica di Montepulciano. Questo è un territorio dove Sangiovese in purezza, al di là di pochi cru, tra l'altro appunto quello di Carletti famoso, ma possono pochi cru che possono permettersi di fare un Montepulciano da Sangiovese in purezza. Spesso viene appunto i quasi migliori esempi vengono invece da assemblaggio di altri vitigni. Quindi la morbidezza, la piacevolezza e questo naso diciamo accattivante con questo profumo di mora, magari questo ecco di prugna, appunto la famosa prugna, no? Il prugnolo gentile è il sangiovese come viene chiamato a Montepulciano, però effettivamente il profumo di prugna spesso si ritrova nei vini lì a Montepulciano. Altre note qui al di là della
chiamare enologo comunque più sul dolce, di nuovo magari forse la mammola, magari un accenno di mirtillo, confettura di ciliegie, ci può essere magari profumi, un accenno di mirto, probabilmente qualche erba aromatica un po' mediterranea, e in bocca. L'altro aspetto della morbidezza, sente anche in bocca, sente il tannino, la freschezza minore e il tannino più morbido, più tondo, magari meno struttura, ma anche l'effetto, soprattutto paragonandolo al Brunello, è immediatamente percepibile, no? La freschezza è minore, più gentile, più morbido, piace un pochino più morbido, non dico ruffiano, ma comunque anche il motivo per cui in certi mercati, insomma, come la Germania, piuttosto che mercati stranieri, è un vino che va molto per la maggiore, perché ha un rapporto di apprezzo molto buono, costa molto meno di un Brunello e quasi quanti un poco più di un Chianti classico, e quindi un rapporto di apprezzo, e da delle lo bevi anche se non sei un appassionato dei vini toscani, che hanno questa acidità, quel tannino molto marcato, quindi il motivo di successo si capisce subito. E quindi l'abbinamento col cioccolato o anche con preparazioni dolci, e quindi non danno un eccessivo contrasto. Buon proseguimento di serata. Grazie. E caffè all'uscita, non ve lo portiamo qui, così vi dovete muovere. Grazie.